Bella, sì. Allora, mi stavo a pigliare un caffettino perché dopo pranzo dovevamo fare un lavoretto semplice, 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 ma non ti dico indispensabile, ma molto utile per il camper, per bed in questo caso, ma comodo per tutti i tipi di camper, per andare quando soprattutto che arriva l'inverno, quando va in posti freddi. Sono delle piccole e super economiche. Dritte alla blassi. Allora, in questo caso il toro, quando io ho fatto i lavori, c'erano tutti oscuranti e zanzariere che si erano rotte, perciò le ho levate tutte e ho fatto delle cose artigianali fatte da me. E adesso nella stessa maniera vado a creare dei sorti chiamiamoli oscuranti, ma più che altro per freddo, perché a me non mi piace sta chiuso. Perciò chiaramente lo oscurante io non li adopero, li ho sempre apposta, ho detto quando erano rotti, dico me ne frega un cazzo, li levo. Però ci serve qualche cosa che ci isola un po' dal freddo, perché per quanto sia dalle finestre e soprattutto da qua sopra, dagli oblò, entra un sacco d'aria, anche perché tutti quanti gli oblò non sono fatti stagni. Ovviamente qui sopra tutti quanti gli oblò hanno un po' d'aria perché serve per il circolo. Ovviamente non gliela andiamo a levare tutta, però un pochettino tocca fermarla, perché comunque quando c'è tanto vento, che stai nei posti freddi con tanto vento, e qua sopra si sente una bella entrata di aria fresca, fresca fresca. Allora, ho rimediato questo qui che ce l'avevo della Panda, un semplice sempre parasole economico fai da te, de Made in Jap. Un altro che lo trovo proprio qua per bed, roba chiaramente economica, che i trovi con 4-5 euro, e li andiamo a tagliare, li andiamo a fare misura per i vetri. Me so rimediato dal cinese che costa poco, no, il cinese perché era aperto solo quello, sentimo, dici che dici, che cazzate. Ho rimediato il felcro, velcro, insomma, lo strap, io lo chiamo strap, il felcro adesivo, che poi non tiene, perciò tocca metterci qualche grappetta, perché sennò o stacchi una volta o due, dopo se stacca tutto quanto non ti regge. E lo andiamo a posizionare, attagliamo, vediamo quanto ce n'ho, se mi abbassa, se non mi abbassa, e vado a fare sia per l'oblò sopra che per quantomeno i due vetri laterali. Per de dietro già ce l'ho a misura tagliato di un vecchio camper che c'avevo, e dovrò tappare pure questa finestra qua. Ripeto, non mi frega un cazzo la luce, perché non mi piace sta chiuso dentro, però mi serve per il freddo. Il freddo, quando fa tanto freddo, a tappa. Già sfalza più o meno, cercate di farlo uguale. Questo lo taglio a metà e ci faccio i due vetri laterali, però lo devo piegare preciso. Vediamo un po' se è preciso, una corcazzo, qui sarebbe che gliardo fallo in due, perché che ti serve pure chi ti dia un po' un tiro il materiale, per cercare di fare il lavoro fatto un po' meglio. Però stiamo da soli, sarangemo. Su misura piegato, ho dato due spillettate per tenerlo piegato così. Vado a prendere la misura di questo, il felcro, e incollo sta parte. Questi sono lavoretti veloci e economici. Ovviamente per fare questo lavoro ci vorrebbe quello dei camper proprio, quello imbottito. Però sì, abbiamo speso 5 euro di felcro, 5 euro di felcro, e tutto sommato diciamo che può andare. Poi ovviamente lo può fare pure con quello buono, spendi più soldi e lo fai, pazzi. E a me non m'avverti mai, perché, 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 perché lo fai. Allora, questo regge, però dopo noi ci mettiamo tutta la spillettatura che fa regge di più, no? Allora, funziona, funziona, perché già l'ho fatto e funziona. Ovviamente, ripeto, non è come quello buono, quello c'ha altri strati, è fatto meglio, costa il doppio, costa il triplo. Questo però lo puoi riperire all'autoricambio, lo puoi riperire dal cinese, con due spicci l'ha fatto. Oh, questo è un pezzettino in più, lo tagliamo,
ne frega niente. Oh, poi per non farlo staccare, per dargli più consistenza, gli diamo un po' di scrappettate, che ne so, dici quante gliene do? Sì, che ne so, fa un po' te, insomma, no? Soprattutto i punti, quelli iniziali, dove gli serve un po' di grip, dove lo vai a staccare, in modo e maniera che se non fa tanta presa, però vedi, c'è sta le spillette che aiutano. Prepariamo per l'inverno. Oh, che poi preparare, finite i grappetti. Vabbè, mo vedete, mi carica. Oh, poi vado a mettere l'altro pezzo di ferro del banco, lo metto là sopra, però per non sbagliarmi prima lo appiccico qua sopra. Mo te faccio vedere. Faccio montare maschio che la femmina. Dice matto. Poi taglio a misura. Questo è un corso d'accelerazione al fai da te, fai da me, fai per tre, chi fa da sé fa per tre. Poi una volta che levi questo qua, levi la pellicola, lo andiamo a appiccicare là sopra. Poi là sopra invece lo faccio in secondo momento, lo puoi fare o con un po' di colla, o se no c'ho le grappette, quelle che ci si fa sul legno, lo ristacco un grappetto, il ferco là sopra, in modo che pure là non si stacca più. Ma intanto lo mettiamo così, se fa sciorbete, lo mettiamo più o meno a misura, in grandi linee, mezza manica, ecco qua. Oh, poi ce ne metto due pezzetti qua che la tieni in tiro e il gioco è fatto. Anzi, guarda che lavoretto. Ma ovviamente ci sono le piegature. Questo qua quando vuole va col felcro, o lo stacchi o riponi dentro l'armadio, o lo arrotolo e lo leggo sopra. Ma te faccio vedere tempo al tempo. Ora adesso 2 minuti da lavoretto, ma risolvere il problema. Cornazzo americano gli fa una bordatura a questi. Questo è quello che sto a fare po' blozzi. L'ho fatti uno e una due. E poi mi sa che è finito. Prendete con quello che ci fai era dalla panda, oscurante dalla panda, ci ho fatti 2 blot sopra. Poi vedi che faccio, metti il nastro americano per dargli un senso di. Qui sarebbe da fargli l'angolatura, ma insomma. A bordatura, no, però questa deve essere una cosa fai da te. Potevo pure non mettercelo, però. Per fare una pecionata meglio, no? No, nel senso che magari se rovina nei bordi, tanto è una cosa fatta casareccia. Questa poi quando è il periodo magari estivo la butti da una parte, che cazzo ci fai più? Questa la dopo di qualche mese d'inverno, almeno personalmente, Però si presenta carino, lavoro pulito, ordinato e soprattutto deve essere funzionale. Quello che ci interessa a noi è la funzionalità. Deve riparare l'aria. Quando stand o one chine. Sto nastro americano ci si fa di tutto. Uno spettacolo costa un po', però è efficiente. Anche perché tanto se gli vai a comprare quelli per fare l'angoli qua, per fare, come cazzo si chiama, fettuccia, costa un patrimonio, Bella sfida, io non ti attaccare. Uscita ti sei attaccata, mortacci tua, e dai, di è, han fame, a freddo non te temo, però diciamo, qui ci andiamo a prendere il felcro, si chiama, io senti, sto fregno, fammi più piccoli, che costa un sacco di soldi sto fregno. Però alla fine l'abbiamo fatto, 5 euro ho preso 6 metri di sto felcro qua, mettiamo qua, tac, ho posto stacco te che non è bello, però non deve essere bello, deve essere funzionale, questo ripara l'aria, forse ci metterò un altro pezzetto pure qua e là, non lo so, comunque tanto la funzionalità c'è. Poi questo quando non ti serve fai così,
così e così e volevi. E poi chiaramente si vedranno solo quei cosetti neri, perché io li ho trovati neri. Poi magari con lo cambio dovessi trovarlo bianco, ce lo metto bianco. L'altra cosa che famo, sì, è sempre questa. Qua due grappettate gli si danno sempre, in modo in maniera che o tiene bene, o tiene. Vedi, di qua, di là. Taratatatata. Ah, Yazfi, bella, fai da te. Sei bello come un re. Allora, adesso mettiamo, questo abbiamo già fatto, ci devo mettere il felcro. Vedi? Questo se sta regge con questi elastichetti, potrei pure non mettercelo, però un pezzetto ci lo mettiamo perché così non se sbagliamo. Non fare il purciaro, non fare il purciaro! Lavoro eseguito dappertutto, finestra della cucina e dietro di là. Te lo faccio vedere come risulta sulla finestra della cucina, l'altri senza che ti faccio vedere perché li voglio lasciare aperti. E stanno nascosti sotto la mantovana, là non si vede niente. L'unico che si vede è la cucina, ma non mi dà problemi. Se poi mi dovesse dare problemi perché mi rompo i coglioni, c'è il felcro pure quello, lo stacco, lo levo e lo metto solo quando mi serve, te fa o da oscurante o comunque da chiude un po' ermetico perché trasmette il vetro per quanto sia un po' d'aria. Non mi sono inventato niente, ho messo il pezzettino di felco qua che lo mantiene, vedi? Questo lo apri, poi chiaramente lo vado a sistemare meglio. E quando metti giù, metti questo e metti questo. E qui è chiuso. Mo' lì non ci arrivava bene, vabbè, ho dovuto spostare, ho rimesso male, comunque vabbè. A chiude, chiude. Per riaprirlo è semplicissimo perché fai con due mani, gli fai una sorta di piegatura un po' a meglio e peggio, velcro, velcro e sta a posto. Dove cazzo vai? Oh, ma dove cazzo vai, eh? Poca spesa, tanta resa. Mo se tanta resa non lo so, però comunque qualcosa gli fa, perché comunque qualcosa gli fa. Comunque fa pure da oscuranti, visto che in c'era, ne ho fatto tutto ciò con 5 euro di felcro, me ne è rimasto pure una cifra. E quei parasoli che erano delle macchine, una da Panda, una da macchina di mia moglie, roba che c'avevo a casa, non ho comprato niente. Ma stiamo a parlare che saranno un altri 5 euro. Quanto costa? 2-3 euro il parasole, perciò saranno un altri 5 euro dei parasoli. Ci ho fatto per sopra, vedi qua, ci ho fatto quello di dietro, eccoci qua, sistemato nella stessa identica maniera. Qui non ci ho messo il nastro, ma ce lo andrò a mettere, però pure questo c'è sta il felcro qua sopra. Come tiene fermo, e l'oscuranti. Eccolo, risultato finale di qua e di là. Allora, qua di dietro non ce l'ho messo perché c'ho quello originale, quello grosso, quello buono, non questo qui economico del cinese, ma proprio quello vedi, quello proprio imbottito fatto bene. Che però invece di andarci a mettere il felco, anche perché quello è pesante, ci voglio mettere le ventose, due ventosine, anche perché quello è impicciato, è grosso, lo devo comunque togliere, perché ci voglio lasciare la bandiera dietro che mi piace, la bandiera al vetro, e la bandiera poi la sposto a mio piacimento quando. Perciò, lavoretto è fatto, penso, se può dire a mestiere, pochi minuti. Pochi minuti, ci avrò messo tra taglia, pie misure, di due cazzate, mezz'ora. Però ho fatto questi due pezzi, ho fatto questo della cucina. Quello della cucina resta più visibile, ma non disturba a me l'occhio, non mi disturba per niente. Ma che vada, c'è il felcro pure lì, lo stacco. Avevamo detto, come abbiamo detto prima, lo levamo proprio da turno. Ma a me non mi disturba per niente. Quando è il periodo estivo, se uno poi lo vuole lo toglie, comunque l'inverno ti aiuta. Te fa pure più privacy, se vuoi fa amore, almeno sì. Apravasi, e se ti è piaciuto il video metti un like, dimmi che ne pensi, scrivi sotto e bella sì.